Record da giovanissimo, la Juve e la Champions. Garantisce Allegri con i De Winter. Difensore della Juventus Under 23, nelle 5 curiosità di Juventus News 24. Trampolino di lancio. De Winter nasce nel 2002 in Belgio ed è proprio in patria che accende su di sé i primi riflettori. City Pirates Antwerp, Lierse e Zulte Waregem. Le tre tappe che permettono al classe 2002 di spiccare il volo. Destinazione Torino. E subito record. De Winter si trasferisce alla Juventus nell'estate del 2018, venendo inizialmente aggregato nella formazione Under 17. Appena arrivato, taglia subito un traguardo. È lui infatti il primo calciatore belga a vestire la casacca bianconera. Centrocampista, difensore e poi mediano con licenza di difendere, ma anche di inserirsi. È questo il primo ruolo ricoperto da De Winter a Torino, ma non certamente l'unico. Nella stagione 2019-2020, Andrea Bonatti, tecnico della Juventus Primavera, arretra il suo raggio d'azione, schierandolo per tutto l'arco dell'annata da difensore centrale. Profumo di Champions, il rintocco delle note dell'inno della Champions League. Quel 28 ottobre 2020, De Winter l'ho ancora impresso nella mente. Andrea Pirlo, allora allenatore della Juventus nel 2020-21, convoca il classe 2002 insieme al compagno di reparto in primavera, Alessandro Pioriccio, per la sfida di Champions League contro il Barcellona. 90 minuti in panchina all'Allianz Stadium che segnano il primo contatto con i grandi. Nota di merito. De Winter impressiona tutti, persino Massimiliano Allegri. L'estate del 2021 il calciatore belga svolge tutta la preparazione in prima squadra, segnando anche il primo gol stagionale nell'amichevole contro il Cesena. Riceve così la benedizione dal tecnico livornese, che in un'intervista lo inserisce tra i giovani che più l'hanno stupito. Con i De Winter, fisico, duttilità e senso della posizione. Diteci con un commento cosa ne pensate del difensore della Juventus Under 23, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace alla nostra pagina Facebook.